prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Bene, allora riprendo le parole di Don Paolo durante l'omelia, per ricordare che mai come oggi stride in maniera forte il passo del Vangelo di amare Dio e il prossimo e la guerra. Così come bisogna condividere appieno la riflessione che il nostro, vostro sacerdote faceva quando faceva questo passaggio, questa riflessione, cioè che la non guerra, o meglio la pace, comincia dalle nostre case, dalle nostre famiglie, dalla nostra comunità. E guardando il volto dei bambini, senza voler cadere nella retorica, direi che dobbiamo imparare da loro. Non a caso l'unico vero maestro, che è Gesù di Nazareth, ha detto che noi dobbiamo diventare come bambini. Io credo non solo se vogliamo andare nel regno dei cieli, per chi ci crede, ma anche per vivere qui sul regno, nel regno sulla terra, per vivere in pace. E siccome il tempo non sappiamo fino a quando sarà clemente con noi, magari andiamo avanti speditamente, però prima desideravo ringraziare adesso, così alla termine ognuno ritornerà per le proprie strade a casa. E volevo ringraziare coloro, i magnifici tre che ogni anno nella vostra comunità e nel loro piccolo, con molta umiltà, incominciano a Pasqua a organizzare per il 4 novembre. E cioè volevo ringraziare Carmine Picillo, Mario Pagliuca e Giuseppe Pagliuca, perché vedete, anche nelle piccole grandi cose, se non c'è qualcuno che si alza al mattino e porta il pensiero, come si suol dire, poi le cose non si fanno. Volevo naturalmente ringraziare, devo dire, sono rimasto, non è che vengo da chissà dove, ma sono rimasto, come posso dire, stupito positivamente e anche affascinato dalla celebrazione della Santa Messa, per tutti i momenti e per questa collaborazione che c'è intorno al sacerdote, al celebrante, e soprattutto perché, e ne andiamo fieri credo come docenti, ci sono tanti bambini e bambine che arricchiscono e santificano ancora di più quella che è già il massimo della santità e del culto, cioè la celebrazione della messa. Grazie davvero. E poi naturalmente il grazie alla banda che ogni anno, questa resta qui, noi la scongeliamo il 4 novembre, la banda di San Potito, ecco, qualcuno lo trovo più invecchiato, ma insomma è il tempo che passa, e quindi li ringraziamo perché sono insieme a noi a sottolineare in qualche modo l'importanza, la profondità di questo momento. E poi ovviamente ringraziamo la nostra dirigente, dico ovviamente perché come sapete la domenica la scuola è chiusa a volte, però è qui insieme a noi per fare comunità, come diceva Don Paolo, e nello stesso tempo per essere punto di riferimento insieme alle docenti e ai bambini della scuola che si incarna e vive qui a Montefalcione. Grazie ai genitori che hanno avuto la pazienza e la disponibilità di essere qui stamattina anziché altrove, e poi naturalmente a chi ha le chiavi della cittadina di Montefalcione, cioè il vostro sindaco, il nostro sindaco, la dottoressa Belli. E poi gli scout e ancora tutti coloro, il gonfalone che vi rappresenta tutti dal punto di vista del simbolo e della sostanza. E allora io passerei la parola ai carabinieri che sono qui e naturalmente che in qualche modo sono, non tanto lo dico ai nostri studenti, come deterrente, ma come segno di tranquillità della comunità, come rispetto delle regole che sono fonte della nostra libertà. E a proposito di libertà e di regole, passerei a colei che queste regole un po' le sovrintende, la dottoressa Belli. Prego. Così l'aiuto a... Sì, perché non c'ho voce stamattina. Buongiorno a tutti. Ricordiamo e celebriamo oggi 4 novembre la triplice ricorrenza dell'anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale,
il giorno dell'unità nazionale, che ha rappresentato un'impresa storica straordinaria, e la festa delle forze armate, protagoniste del formarsi dell'Italia unita ed impegnate quotidianamente nella difesa della sicurezza in Italia e nel mondo. Sono trascorsi 100 anni dalla fine della Grande Guerra, una guerra durissima, durata 4 anni, che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del Novecento e che ha determinato radicali cambiamenti politici e sociali. Il 4 novembre di 100 anni fa, il generale Armando Diaz, che aveva guidato l'esercito italiano alla vittoria, annunciava che la guerra contro l'Austria-Ungheria era vinta. Oggi festeggiamo quindi il centenario della vittoria dell'Italia, e questa commemorazione si svolgerà non solo in Italia, ma anche in Francia, in Inghilterra e in altri paesi che sono stati protagonisti di questo evento bellico che cambiò il volto dell'Europa. Il senso della festa consiste nella voglia di ricordare tutti coloro, soprattutto i giovani caduti, che hanno sacrificato la loro vita per l'ideale della patria e per far sì che l'Italia si imponesse all'ammirazione di tutto il mondo. Il ricordo del sacrificio di questi eroi è un monito a non cadere mai più in un conflitto irrimediabile e un impegno perché in ogni parte del mondo si affermi la pace. Dopo 100 anni e la scomparsa di tutti i reduci di guerra, i veri custodi della memoria del conflitto, che hanno tramandato il vissuto della guerra alle generazioni successive, prende vita un nuovo modo di ricordare un evento che ha lasciato il segno nella storia contemporanea. Non si può comprendere il presente né avere una visione concreta del futuro senza conoscere la storia. Perciò è necessario commemorare e ricordare. Il ricordo del sacrificio di questi eroi è un monito a non cadere mai più in un conflitto irrimediabile, un impegno perché in ogni parte del mondo si affermi la pace e un dovere morale nelle scelte che costruiscono il futuro del nostro paese. Eppure, nonostante l'esperienza negativa delle due guerre, che l'Europa e il mondo intero hanno sopportato a distanza di nemmeno 30 anni, si continua nel mondo a fomentare l'odio tra popoli, a incitare alla violenza, alla crudeltà. Bisogna invece capire che l'odio, la non accettazione della diversità è una strada. Sbagliata e che può portare a ripercussioni tragiche sull'intera umanità, così come fece il nazismo. Abbiamo bisogno di conoscere il principio di solidarietà, ora che la guerra torna ad incombere come strumento di offesa in un mondo sempre più globalizzato, per continuare a costruire la pace ed il progresso. In questa giornata di festa un ringraziamento alle forze armate per l'importante contributo in difesa dei valori democratici della pace e dell'uguaglianza. Gli italiani si sentono protetti e nutrono verso di voi sempre grandi speranze. Tornare qui ogni anno dinanzi a questo monumento per ricordare i nostri eroi è il dovere più grande e anche spunto di riflessione per fare che sì che il passato e la storia diventino guida per il presente e per il futuro. Dal sacrificio deriva il desiderio della pace, l'orgoglio nazionale, l'amore per la nostra patria. Ed ora
rendiamo omaggio ai nostri caduti con un caloroso applauso e, come di consuetudine, io leggerò il nome dei caduti di Montefalcione. Sottotenente Pagliuca Ettore, allievo ufficiale Tito Manlio Federico, sergente Forcellati Giovanni. Nel cielo l'arcobaleno è come un ponte bandierato e il sole che passa festeggiato. È bello guardare a masso in su le sue bandiere rosse e blu. È così bene, questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più niente, il temporale non farlo per niente. Venno senza tempesta, questa sì che sarebbe festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. Sì, fare la pace prima della guerra. Grazie, ritornate dalla vostra Ioconda lì. Ale, allora adesso la classe quarta, cominciamo dalla quarta A, va bene? Allora, se è qui la quarta A, le maestre dove sono? Le docenti della quarta A sono basse, quindi non si vedono. Venite, quarta A, venite. Ecco, attenta all'ombrello, perché altrimenti gli occhi... Allora, venite, quarta A, siete pronti? Di voi ho anche il titolo della vostra riflessione, che è Novembre, un giorno da ricordare. Alfonso e Chiara, mi sembra, sono vicini. Allora, Alfonso, Chiara, ecco, vai. 4 novembre 2018, un giorno da ricordare. Ricordiamo oggi con grande dolore chi ha combattuto per l'Italia con grande onore. Per tutti gli uomini hanno lottato, però sono morti e questo ci ha rattristato. Con gran coraggio l'Italia ha difeso e tutti orgogliosi ci ha reso. Ha lasciato tristezza in ciascun dei nostri cuori, ma hanno acceso in cielo un arcobaleno di mille colori. Han combattuto con gran coraggio e oggi noi facciamo omaggio. Hanno partecipato alla guerra inutilissima che grazie a loro nel nostro Stato non è stata lunghissima. Oggi festeggiamo questo giorno molto speciale che non è affatto da trascurare. Quanto mi rattrista la loro morte, perché proprio a loro è toccata questa sorte? E perché? Bravo. Facciamo un passo indietro, vicino alla signorina, prego. Ricordo dolore e colore. Il 4 novembre è un giorno di celebrazione, è un giorno di gratitudine, è un giorno di ricordi, è un giorno di dolore. In questo giorno si celebra la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale, una vittoria che ci ha visto uniti. Il 4 novembre deve essere anche il giorno di ricordo e della gratitudine, perché è una vittoria avuta anche grazie alla morte di migliaia di italiani, una vittoria che ha visto oltre 1 milione di feriti. Oggi si rende onore al milite ignoto. Per noi quel militare non è ignoto, è il figlio, è il padre, è il fratello che non è mai tornato a casa. Ti dico grazie perché tu hai combattuto per me e per tutti noi. Dobbiamo ricordare per non dimenticare, perché la guerra è brutta, è triste, separa, uccide e distrugge. Dobbiamo confrontarci con il mondo per fargli capire che la guerra è dolorosa e non conviene, mentre la pace è gioia, colore e sorriso, condivisione, cibo, onore, emozione. E brava, e grazie alla quarta A. Adesso ci dovrebbe essere la quarta B, mi fate un cenno? Francesco Cuccini, cioè Auschwitz. Allora, siete pronti? Chi parte? Parti tutti, tengo l'ombrello, poi è carino, me lo porto. Vai. Sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz
c'era la neve, il fumo saliva lento. Il fumo saliva lento. Nel freddo giorno d'inverno, e adesso io sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. Silenzio! È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. In polvere qui nel vento. E ancora suona il cannone. Ancora è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà. E il vento si poserà e magari porterà in alto gli aquiloni della pace e il volto di questi ragazzi. Grazie. Sì. L'ombrello lo vuoi trovare? Thank you.